ragazzi, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Ita. Allora, come vedete, anche se vi può sembrare molto strano, ho parecchi livelli di esperienza, anche se comunque devo ammettere che tanto strano poi non è. Per un motivo molto semplice: la fornace, quella che abbiamo, un attimo devo controllare, appunto, la fornace questa qui, come qualunque tipo di fornace, hanno delle caratteristiche, ovvero il discorso è questo: le fornaci hanno come caratteristiche che salvano l'esperienza accumulata, e quindi il discorso è questo: salvando l'esperienza, poi quando il player va a recuperare un qualunque oggetto appena cotto, si appunto ottiene tutta l'esperienza che era stata catturata, cioè ottenuta. Allora, power 3 non mi interessa, no efficiency 3. Allora, tanto questa era diventata un'ascia con una fortuna e io ne ho fatta un'altra. Allora, tu sicuro non servi, tu al momento non servi. L'unica è sweeping edge da mettere sopra la spada. Ok, comunque stavo in peaceful per sistemarmi un paio di cose. Allora, e intanto abbasso leggermente il volume, che al momento non serve. Allora, una cosa che posso fare è scendere per andare a prendere un paio di qualche albero per la legna. Ah, poi si è sbucato lui, il trader. Poi questo dovrebbe essere utile, sperando che non despone e non scappa. Non scappi. Allora, qui si è leggermente sistemato, poi con la stone toglierò diorite, posizionerò la stone. Allora, qui c'ho qualcosa di utile a parte le scale. Scale sicuro sono utili. Allora, dovrei accoppiare un po' gli animali, eh? Però al momento non ho nessuna possibilità di farlo. Allora, il tipo di albero che mi serve è uno qualunque, perché devo fare semplicemente delle scale. E diciamo che sarà comodo prendere un paio di alberelli, giusto per, non ricordo se su ce li ho. Così approfitto appena ora risalgo e li prendo, ce l'ho pianto subito. Spero che questo non sia l'unico che mi dà. Mi sa proprio di sì, questo era l'unico. Beh, meglio di niente, magari ripiantandolo sopra me ne darà di più. Devo trovare un modo per farmare parecchie rotaie, perché giustamente qui, diciamo, il metodo di salita e discesa veloce ce l'ho, però e diciamo è utile barra carino sfruttare le cose al meglio. Allora, direi questo di prenderlo. Aspettiamo che ritorni un attimo là il carta. Se si riesce a tornare. Vuoto. Allora, la cosa è strana che ho messo a cucinare parecchia roba,
quindi il discorso è questo. Ok, si è riavviato. Ah, non vorrei che appunto ho invertito tutto. Allora, in effetti sì. Allora, qui ci posso piazzare tranquillamente la cobblestone, però a me ti voglio arrivare lì. Ok, perfetto. Per prendermi tutta la roba che mi serve. No, tu no, sicuro, ma tu sì. Ok, quindi devo fare una sorta di cambio rotta, semplicemente questo. Allora, tu, perfetto, se vuoi, cioè da questa parte sembrerebbe sistemato. Allora, ok, tanto per fortuna stava andando solo, almeno in quella direzione, su questa carta, al primo. Allora, ok, sembrerebbe che qui non è successo nulla, anche perché a quanto pare questo si è bloccato a metà strada, sostanzialmente, perfetto. Di qua invece ci sta, ci dovrebbe essere di nuovo lo stesso identico problema. Ok, tu ti sei ribloccato. Allora, e si risolverà con lo stesso sistema, sostanzialmente. Allora, piazzo come sempre tutto il necessario. Ok, tu sei sistemato. Tu pure. Tu no, però diciamo che al momento non mi interessi che si è sistemato. Però tu sì, cioè le fornaci sicuro. Devo trovare il sistema per ricordarmi di non impicciare la fornace, perché se no sensazione che è di nuovo rimpicciato tutto, appunto. Ah, ok, mancavano ancora delle cose da sistemare. Ok, allora, quanto sembra se finalmente muoio un'altra volta, e meno male, aggiungerei. Quindi direi di sistemare questo giusto col carbone lì. Allora, fornaci, cioè queste ceste sono da sistemare. Pure tu, tu in primis. Ok, e a quanto pare perfetto, tu sei ripartita. E questa cosa mi va bene. Questo si blocca una quello si blocca una continuazione.
diciamo che lagga, però allo stesso tempo ho problema del, ovvero del ferro. Allora, diciamo che devo trovare il modo per sistemare. Allora, quanto sembra tu al momento sei a posto, no? Quanto sembra, sì. No. Sì, lo so, perdo più tempo a sistemare che a fare altro, eh. Ok, a quanto pare al momento si è tutto a posto. Tu perfetto, sei partito pure tu. Ok, ora direi che finalmente forse posso andare a dormire. Ripeto forse, perché se non sbucano problemi da ogni dove non ci riesco ad andare a dormire. Allora, direi, mentre aspettiamo un attimo che si cucina tutto, di cominciare, di proseguire con l'episodio come eravamo rimasti la settimana scorsa, ovvero con la costruzione del mob spawner. Allora, lo costruiamo qui sopra oppure lo costruiamo giù? Bella domanda. Direi tranquillamente di costruirlo giù, anche se poi ovviamente sarà un problema portare materiali lungo la strada. Allora, direi di approfittare per fare subito le scale. Ok, 23, giusto giusto quelle che mi servono. Tanto qui un piccolo spiazzo ce l'ho, quindi qui ci farò la zona per costruire, cioè sostanzialmente per fare le cose, però al momento direi di sistemare, cioè nel senso di chiudere tutto. Allora, in totale dobbiamo fare alto 23 blocchi, 3 già abbiamo messi, quindi dobbiamo fare 20 blocchi, anche se devo ammettere che devo piazzare l'acqua, tanto lì è chiuso. O meglio, potrei salire piano piano. 2. Quindi tanto 23 blocchi ci siamo arrivati subito. Anche se facendo 2 blocchi per volta non è la peggiore delle ipotesi. Ok, allora, diciamo che al momento sicuramente farò il primo piano, poi piano piano aumenterò gli altri. Nel senso che mano a mano che otterrò della cobblestone, ovviamente farò tutte le varie trasformazioni e così via. Quindi dobbiamo fare, allora, 8 blocchi, quindi 2, 3, 4, 5. Ok,
qui abbiamo 8 blocchi. Stessa cosa si farà per le altre zone, quindi 1, 2, 3, 4, 8. Allora, ovviamente serviranno i 4 angoli per sistemare. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. E intanto lo siamo a 3. Okay, siamo arrivati in totale a tutti i blocchi. Ora io ovviamente scenderò, anzi prima di scendere piazzerò il secchio d'acqua, così ne porto su un altro e faccio la fonte d'acqua infinita. Anzi, a te ti piazzo qui, così continuiamo subito. I blocchi sono quelli, perfetto. Allora, sicuro mangio. Ok, perfetto. Devo ammettere che il fair folding è veramente utile. Allora, ora per risalire sfrutterò queste scale. Tanto sono 23 blocchi. E qui sicuro allora dovrei piazzarlo uno più in basso, questo dove l'ho piazzato. Ah, eccolo. Esattamente dove volevo. No. Ogni singolo blocco comunque, ragazzi, è fondamentale, perché non è che ne ho chissà quanti. Allora. Appunto, ne ho appena letteralmente perso uno. Allora, uno, due e tre. Perfetto. Allora, l'acqua ce l'ho. Allora, la cosa fondamentale al momento non è un setu. Anche se devo ammettere che è piuttosto sprecata la discorso di quei blocchi, di questi ultimi pezzi di scale. Allora, intanto sicuramente farò tutti i bordini, stando attento a non cadere. Tanto piazzo blocchi senza rendermi conto bene dove li piazzo. La cosa è letteralmente perfetta. Allora, tanto vediamo se comunque oggi riusciamo a, cioè riesco a finire almeno il primo piano. Allora,
sicuramente piazzerò questi due secchi. Ok, acqua infinita avuta. Stesso discorso, facciamo quest'altra parte. E per tutti e quattro i lati. Diciamo che questo che sto facendo è il più classico dei mob spawner. Infatti ce ne sono di più complessi e di più efficienti. Però diciamo che al momento questo c'è, possiamo fare. Ok, blocchi lo piazzeggio tutti. Qui ci sta. Aspetta, controllo. Ah, sono semplicemente dei fiori, perfetto. Allora, dubito fortemente che questi blocchi ci bastino per finire il primo piano. Infatti sta pure facendo notte, infatti tra poco, appena comincio a fare buio, corro a dormire. Allora, anzi direi di farmi questo piano qui, perché così dopo, cioè questo lato qui, così mi sistemo per quanto riguarda dopo la salita. Ok, si è letteralmente fatto buio, quindi finisco questo al volo, questo punto qui, e subito dormiato. Qui sono, ok, tre blocchi per lunghezza di lato, e non è non è tantissimo. Allora, ultimo blocco, cioè l'ultima fila. Ok, e ora vado a dormire. Tanto approfitto per illuminare un poco. Però strano ancora che letteralmente non spona nessuno, eh. Ok, quest'albero è cresciuto. Approfitto per ripiantare qua, cioè questi stoffi, per raccogliere queste canne da zucchero, così per fare liberi e consumare tutta questa esperienza, è veramente tanta. Allora, dormiamo e approfitto subito per andare a prendere altri materiali. Tanto qui cresce la roba. Ancora non è arrivato nulla. Tanto approfitto per te. Sì, lo so, è giusto un pezzetto, però meglio sfruttarlo. Poi dovrò fare un giro pure nel Nether. Ok, tu puoi ripartire. Allora, diciamo che al momento diciamo i blocchi che ho non mi bastano. Diciamo che potrei tranquillamente approfittare per farmare un poco di libri, sostanzialmente. Quindi giusto quelli che ho. Allora, tu. Allora, prendiamo queste workings per
Vediamo quanti libri riesco. No, 5. Sì, perfetto, 5. E sto finendo pure la pelle, quindi presto dovrò tornare giù per per la pelle stessa, proprio così potrò, che ne ho giusto per 5, per 5 libri. Lui in 2, perfetto, quindi potrò portarlo a lui in 3. Fair Falling, Sharpness, mi sa terrò Fair Falling, Knockback e Smite e un altro Knockback. Perfetto. Te ti posso sicuro. Allora, sicuro piazzo Fair Falling 4 qui. Ah, pure Smite volevo. Vediamo un po'. Allora, un altro looting, così lo porto. Looting 3. Tu sei un breaking. Ma ce l'hai un breaking tu? No, che non ce l'hai, quindi approfittiamo subito. E la spada non posso più upgradarla perché è letteralmente arrivata al limite. Anche perché sarebbe più utile tenerla, diciamo, con mending, così senza doverla farla riparare una sistema bene con gli incantesimi. E sta a posto. Allora ragazzi, direi che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel mi piace. Tanto io proseguirò con col andare a raccogliere altre cobblestone per continuare il modo spawner. Spero di riuscire a fare altri piani sostanzialmente. Allora, mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Ciao a tutti voi.